Salve a tutti, sono Marcello De Carolis e oggi ti parlerò della mia chitarra battente De Bonis. Questa chitarra è stata costruita dall'ultima erede della grande famiglia di liutai di Bisignano, Rosalba De Bonis. Mi accompagna dal 23 aprile 2015 ed è stata la mia chitarra battente principale fino all'acquisto della chitarra battente Oliver. Ti farò un piccolo excursus sulla famiglia degli Utah e De Bonis. Se l'argomento ti interessa, fammelo sapere nei commenti e ne farò uno più dettagliato. La famiglia De Bonis è una famiglia di liutai che si è stabilita a Bisignano intorno al 1700. Da allora, di generazione in generazione, hanno tramandato l'arte liutaia della costruzione di chitarre classiche, chitarre battenti, mandolini, violini ed altri strumenti a corda. Nel XX secolo i fratelli Nicola De Bonis e Vincenzo De Bonis hanno portato agli apici internazionali i loro strumenti. Riuscirono ad ideare e costruire soprattutto chitarre classiche che ancora oggi risultano tra le migliori al mondo per timbro, potenza sonora e bellezza estetica. Oggi l'ultima erede che continua a costruire e portare avanti l'arte liutaia dei De Bonis è Rosalba De Bonis, che eredita secoli di liuteria di famiglia. Ed è soprattutto grazie alla dinastia De Bonis di Bisignano se la chitarra battente è arrivata fino ai nostri giorni. Infatti hanno continuato a costruire e tramandare la chitarra battente anche nei momenti più bui per questo strumento. La mia chitarra battente De Bonis è stata costruita per me proprio da Rosalba De Bonis nel 2015. I legni utilizzati per la costruzione sono acero marezzato e palissandro di Rio per il fondo e per le fasce, abete della Val di Fiemme per il piano armonico, mogano per il manico ed ebano sia per la tastiera che per la rosetta. E per finire la vernice a tampone a mano. In questi anni, con la mia chitarra battente De Bonis, ho partecipato a vari festival ed effettuato diverse registrazioni. Tra le varie registrazioni, quella a cui tengo di più è quella del disco Cordaminazioni del mio duo omonimo con Luca Fabrizio del 2017. Ho anche registrato il videoclip del Volo dell'Angelo con Francesco Loccisano. Inoltre ho collaborato per l'incisione dei singoli A Balla Balla e Tarantella Rossa di Pietro Cirillo. Con la mia chitarra battente De Bonis mi sono esibito in diverse rassegne musicali con diverse formazioni. Nel 2016 ho partecipato al seminario di chitarra battente del 6 aprile 2016 a Reggio Calabria presso la sala Monsignor Ferro del Palazzo della Provincia Corrado Alvaro con i maestri Francesco Loccisano e Mimmo Cavallaro. Poi ho suonato al quinto Festival del Mandolino di Avigliano, al Paralizza Festival edizione 2016 e alla 33esima edizione del Festival della Chitarra di Lago Negro. Poi ho partecipato al Premio Eraclea nell'edizione del 2017, alla 29esima edizione del Caolonia Tarantella Festival sempre del 2017, alla rassegna musicale La Classica in Salotto di Gocce d'Autore di Potenza. Dalla fine del 2017 ho iniziato a suonare la mia chitarra battente Oliver. Ti farò ascoltare ora la tarantella di zio Nicola, che è una tarantella composta dal liutaio Nicola De Bonis, zio di Rosalba De Bonis, nella trascrizione per chitarra battente di Francesco Loccisano.
Grazie per l'attenzione, ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarolis.com, iscriverti alla mia newsletter per restare sempre informato sulle novità del mio blog e seguirmi sui miei social Facebook, Instagram e Spotify ed iscriverti al mio canale YouTube. Ciao e alla prossima!